Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video con l'Alborella. Quindi oggi siamo qua al Monza Pizza Bike Park, che in realtà non è un campo da calcio questo, ma è la base per il nuovo airbag che vedrete poi nei prossimi video. E nulla, iniziamo questo video ma ci vediamo subito dopo la sigla. Di nuovo nel nostro amato spogliatoio, ormai ci ho preso gusto a fare l'intro qua. E niente ragazzi, oggi siamo qua a Monza Pizza e sarà l'ultima session prima di partire per fare un bel viaggetto con tutti quanti, con Toto, Diego, Alboreto, Martino, Gio Carli, poi ci sarà anche Grigio, ci sarà Ricky Filippi, quello che mi è passato sopra, Riccardo Laiolo. E niente, siamo tutti una grande squadra e andiamo a girare in un posto fighissimo che, per chi non mi conosce, sarà un po' una sorpresa. Andiamo in un posto veramente, veramente figo. Dico solo che è a nord. Se sapete dov'è o se pensate di saperlo, fatemelo sapere nei commenti. È un cazzo. Bene. Oggi volevo giusto farvi presente di come mi vesto. Lasciate stare adesso la doppia calza perché ho un freddo della miseria. Però io uso queste fantastiche ginocchiere della TSG che hanno questa placca di plastica morbida sopra. Sono in un materiale simile al D3O, quindi morbido quando ce l'avete su, ma che si indurisce durante l'impatto. E sono super fantastiche perché hanno anche una protezione laterale qua di lato al ginocchio ed è perfetta soprattutto quando fate i trick come tailwhip o comunque anche 360 che magari pestate le ginocchiate all'interno sul telaio. Poi io uso un paio di cavigliere veramente semplici, non hanno niente di che. Sono una mezza calzetta aperta così, con il tallone chiuso e due lacci, semplicissime. Non uso delle cavigliere della Madonna, semplicemente perché queste caviglie comunque reggono abbastanza bene la caviglia una volta che le chiudi. E poi soprattutto ci posso mettere dentro queste che sono delle solette in gel, vedete quanto sono spesse, tagliate a forma così, e le metto qui così sul malleolo in modo tale da proteggermi per quando tipo faccio tail whip, quando fai girare il telaio e pesti per fermarlo, che è una cosa veramente dolorosa. Però comunque se avete la possibilità di prendere un paio di cavigliere, vi consiglio delle cavigliere della TSG, che vi scrivo qua sotto che cosa sono, che sono fantastiche semplicemente perché magari all'inizio anche sono molto utili perché vi sorreggono molto la caviglia, cioè essendo aperte qua e avendo i lacci riuscite a tenere la caviglia e evitare che vi faccia questo lavoro qua magari quando cadete. Poi come parastinchi, in realtà non ho una preferenza di parastinchi, questi qua sono dei parastinchi della Shadow Conspiracy, che è una marca di BMX, quindi mi arrivano ancora dall'ultimo paio di parastinchi che usavo in BMX 3 anni e mezzo fa ormai. E niente, sono semplicissimi perché hanno dentro di così una placca di plastica qui con sotto un foglio di neoprene o di gomma, così semplice, e tu li avvolgi sulla gamba e li stringi qua. Molto semplici, sono proprio una placca di plastica intera, quindi sono sicuro che i pedali non mi disfano gli stinchi, che vedete già tutte le varie botte prese dai pedali, quindi non oso immaginare cosa sarebbero stati gli stinchi. Però poi vabbè, io mi vesto un po' come una cipolla, quindi mi vesto super a strati. Infatti metto su un altro paio di calze giusto per non avere i lacci in giro delle cavigliere, però questo è un po' soggettivo, cioè. E poi soprattutto tengono anche caldo adesso. D'estate tengo qualche strato in meno di solito. E poi come pantaloni utilizzo dei semplicissimi pantaloni che ho preso su Amazon, non sono veramente niente di che, sono solo molto elastici, cosa importante perché avendo le protezioni e sono molto gonfi rispetto alla gamba, almeno elasticizzati, sono più confortevoli. Ma sono pantaloni veramente da 13 euro 14 euro, una stupidata, semplicemente perché facendo questo sport qua ti capita spesso che ti partano le pedalate sulla gamba e è normale che si strappino anche cadendo, magari quando cadi scivoli si strappano super facilmente, quindi non vale la pena comprare dei pantaloni fighi, tecnici, almeno secondo me. Poi ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole, per come la vedo io è un dispendio di soldi estremo per niente.
Poi come casco uso un Bluegrass che l'ho appena comprato nuovo fresco di pacca. Un Bluegrass Super Bold che è molto figo semplicemente perché a differenza di tutti gli altri caschi ha questa fantastica rotellina, quella qua, di regolazione per adattarlo, che per chi usa come me spesso la GoPro è una figata perché il casco rimane immobile sulla testa, è proprio una figata. Poi come look ci sta anche, mi piace. Bene, quindi ora che ci siamo vestiti è il caso di andare a girare. Allora, oggi come il penultimo video super session info, ah no, super partitona calcetta hai detto. Oggi sarà una session chillata, vero? Sì, io devo provare le scarpe. Però sarà una session chillata semplicemente perché ho detto che ce ne andiamo ma non ho detto dove. Ma cazzo vai? Ma dove vai te, Alberto? Ma tra l'altro, no, l'aspetto da sottolineare non è tanto che andremo da qualche parte, è che oggi abbiamo il privilegio di girare. Dimmi. Con l'alboreto. Cioè io penso che sarà almeno 4 mesi che non giravo con l'alboreto. Io sono VIP, very ecco important pirla. Tanto abbiamo trovato anche Frankenstein. Cazzo è brutto, figlio. Poi quando vai in giro, guarda qua, fai così. In giro con le cose dentro qua, no? Così. Poi così. Poi in giro con delle robe sei pronto a scrivere. Ok, quindi anche oggi farò comunque un po' di salti, i miei soliti trick sul mulch grande, però girerò principalmente su quello piccolo perché voglio giusto preservarmi per il viaggio che dobbiamo fare settimana prossima. Quindi, come ho detto prima, sarà una session molto chillata, tra virgolette. Davvero, comunque il mulch piccolo inizia a essere veramente molto 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 piccolo per me. Piccolino ma ci sta. Mamma mia, quanto era lungo! Velocità un po' sbagliata. Pompato un po' troppo, cazzo. Per un attimo entravo nel landing della linea grande. Qua abbiamo un motociclista, ma non un motociclista qualsiasi. IVP. Lui corre in Super Sport. 600. Super Sport, grande. Com'è l'esperienza di passaggio dalla Super Sport, quindi una moto stradale carenata, a sta cosa? È strano, è bello, è radicale, non c'è niente. Nel senso è bici, una bici, non c'è nemmeno i freni. Esatto. Però è difficilissimo. E quando una roba non la sai fare è sempre difficile. È già arrivato il momento del mulch. Tutto a posto? Vabbè, hai fatto niente? No, no. E allora? Poi sei bello bardato, guarda qua quella paraschiena, tutto quanto. Dai Chicco, quando ci sei, oh, mi raccomando, la rampa guardala bene, da basso verso l'alto. Quando arrivi dentro concentrati a uscire proprio dritto. Io. Dai. Dai, grande. Hai compensato comunque, ti sei spostato ma hai compensato col corpo. Io. Grande. E adesso facciamo un bel trenello con il nostro Fede B. Ciao. Dai Chicco. Figa, se ti ero vicino. Io. Che brutto, mamma mia. Abbiamo la coda qua, quindi adesso Alboreto, vieni qua. Adesso facciamo una cosa bella, proviamo a trasferare dal piccolo al grande. Allora dai, lo faccio io. No, se vuoi provarlo. Tanto trasferizzo sempre. A posto, perfetto, così che si fa. Non è la tua parte preferita ma lo provi lo stesso, bravo. Quanto da 1 a 10? In centro al landing del mulch grande. Vai Alborella. Al pelo ragazzi, bruciato. Thumbs up for Alboreto. Huge transfer abbiamo detto. Va bene. Quindi atterro tipo anche così, vabbè. Allora dillo. E se ne va così. Quanto sei stato impressionato da questa trasferata? Ah, quindi Alboreto sei incazzato perché così adesso tutti trasferate. Va un po', va bene, guardalo, sta
per cotolettare vivo. Dai, adesso via uno dentro l'altro, tutti trasferati. Vai, via, 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 via. Yo, dai, giù un altro, giù un altro. Oh, quasi. Guardalo lì, per ora ha vinto lui, Il nostro Ivo. Uè, pure one hand, attenzione, riuscirà a improvare il nostro amico. Guardalo lì, oh! Ha vinto lui, raga, mi spiace. Tutti a casa, tutti a casa qua. Cos'hai detto che fai? Tuk no hander. Ok. Nice. Un applauso per Ivo. Ma Torquato, ma sei fortissimo. Mamma mia, quanto sono forte, minchia. Ma qui bara la prima. Huge tappata sulla testa per Torquato, così. Aia. Adesso però, Adesso, chi è che ha fatto tag no end qua, eh? Caporetto, tag no end. E never see Caporetto doing tag no end. Pazzo, man. Adesso mi metterò e farò un suicide sul mulch piccolo, così poi lo faccio anche su quello grande. Direi perfetto. Questo è però. Oh, eccoci arrivato a casa. Ora diamo una bella lavatina alla nostra bici e poi la impacchettiamo per il posto dove dovremo andare tra due giorni. We get sap on the truck. Bene. Quindi anche oggi siamo giunti alla fine di questo video, quindi iscrivetevi, mettete un like, commentate e noi ci vediamo mercoledì prossimo, dove lo scoprirete con un nuovissimo video.